Secondo punto all'ordine del giorno è l'esame e l'approvazione del piano del diritto allo studio. Ovviamente i ringraziamenti vanno per i membri che hanno elaborato il piano del diritto allo studio, che è la commissione del piano del diritto allo studio presieduta dalla nostra Valeria, che con Agata, la Giusi, la Fanzoni Domenica e la maestra Antonella hanno redatto questo piano dello studio, che sostanzialmente non cambia. Sappiamo la nostra situazione delle scuole attuali: abbiamo 4 scuole in comune di Ossimo, 2 primarie e 2 scuole dell'infanzia. Hai voglia di leggere la... Non ci ho pensato. Sono 2 scuole dell'infanzia e 2 scuole primarie, come dicevo. Diciamo che la stragrande maggioranza del nostro impegno per entrambe le scuole dell'infanzia, 10.000 euro ciascuna per il sostegno e il contributo alle rette della scuola, alla scuola stessa, per le famiglie. Per quanto riguarda la scuola primaria invece, leggo per soli capi le cifre: 1.800 euro acquisti di libri di testo, per il potenziamento dei progetti del BOF, cioè del piano dell'offerta formativa, 2.500 Ossimo inferiore, 2.000 Ossimo superiore. Servizio messa è la quota più corposa, 38.000 euro, perché il servizio è così. Però di questi 38.000 euro, 4 euro ogni pasto per ogni bambino vengono rimborsati dalla famiglia, e il comune ci mette 1 euro, perché ormai è nato così il servizio e crediamo che debba stare in piedi in questa maniera, anche perché il servizio è buono. Abbiamo mantenuto la stessa vita perché ha attuato gli stessi prezzi, che ormai sono cambiati da 3-4 anni, e il servizio è buono, anzi dicono che abbiamo anche acquistato rispetto all'ultimo, quindi va bene così. 3.000 euro invece diamo alla scuola secondaria di primo grado, e diamo anche le borse di studio per i diplomati meritevoli, e anche per i diplomati meritevoli per la secondaria di primo grado. Per la secondaria di secondo grado diamo 3 borse di studio da 400 euro ciascuno per i diplomati meritevoli, ovviamente che raggiungono certe votazioni. E poi abbiamo l'istruzione universitaria divisa per il triennio e per invece le lauree specialistiche. Sono 2 borse di studio per le specialistiche e 3 per le lauree triennali. Il totale contributo del diritto allo studio è di 73.030 euro, così suddivisi come ve li ho appena letti. Una nota: siccome sul nostro territorio ci sono comunque 2 scuole primarie, la commissione ha ritenuto di non dover compartecipare alle richieste della scuola primaria di Borno, a seguito anche della frequentazione di ragazzi di Ossimo nelle primarie di Borno, perché comunque la commissione ritiene che noi comunque il servizio lo garantiamo, lo offriamo, e quindi se qualcuno vuole andare da un'altra parte è liberissimo di farlo, però ovviamente il comune non può rincorrere le varie persone che si spostano per scelte personali in altre scuole primarie, anche perché è vero che a Borno ci sono ragazzi di Ossimo, ma ragazzi di Ossimo che frequentano le primarie ci sono anche a Guario, ci sono anche a Maligno, mi dicono che ci siano anche a Lovere, quindi queste sono scelte personali della famiglia, che però non possono essere rincorse dalla collettività, insomma. Quindi sostanzialmente fino a quando resteranno aperte le scuole, ovviamente noi concentreremo tutti i nostri sforzi nelle nostre scuole presenti sul territorio del comune di Ossimo.
se vi sono osservazioni o richieste. Ecco. Perché il rischio effettivo, altra tegola, che però è giusto che si dica, è che magari domani ce ne vediamo chiuse per imposizione dall'alto. Faremo di tutto per sempre per difendere le nostre scuole, però ovviamente sulle scelte personali delle famiglie credo che l'amministrazione comunale, almeno in questo, non debba rispondere e nemmeno ordinare scelte diverse. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione favorevoli. Quindi gli altri istituti di favorevoli.